Arriverà venerdì il decreto su Genova, lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli, precisando che conterrà un aiuto alle famiglie per il pagamento dei mutui e agevolazioni fiscali per le aziende. Per la ricostruzione del ponte Morandi il governo punta su Fincantieri. Sulla manovra economica il ministro Tria anticipa di essere favorevole a partire con un accorpamento e una riduzione delle aliquote per i redditi familiari, ma dovrà essere fatto, ha sottolineato, in modo graduale, valutando le compatibilità di bilancio. E su TAV e TAP dice: spero che si sblocchino. Di Battista apre fronte con la Lega per l'ex parlamentare 5 Stelle intervenuto dal Guatemala sulla 7. Il partito di Salvini deve restituire fino all'ultimo centesimo i 49 milioni di euro per i quali è stato confermato il sequestro. Secca la replica del ministro dell'Interno, robe interne al Movimento 5 Stelle, dice: se fossi in Guatemala passerei il tempo in maniera più ludica. In Europa sta provocando una profonda frattura il caso Orban, il voto del Parlamento di Strasburgo sulla procedura contro l'Ungheria per violazione dei valori europei rischia di far saltare le alleanze. Ancora indecisa la delegazione del Movimento 5 Stelle, una bocciatura di Budapest avrebbe ripercussioni dirette nei rapporti con la Lega di Salvini, vicina ad Orban e favorevole alla nascita di una internazionale sovranista. Dopo l'incontro a Bengasi con Haftar, il ministro degli esteri Moavero Milanesi rassicura Tripoli: parliamo con tutti, ma il nostro interlocutore base resta il governo di al-Sarraj. Poi bolla come inappropriato e infondato l'allarme delle Nazioni Unite, che ha ipotizzato l'invio di ispettori in Italia per verificare il forte incremento di atti di violenza e razzismo contro i migranti. Ennesima sconfitta ieri a Lisbona per la nazionale azzurra battuta dal Portogallo. Il CT Mancini dice di puntare comunque alla qualificazione per gli europei del 2020. In Formula 1 conferma ufficiale della Ferrari, al termine della stagione Raikkonen lascerà la scuderia di Maranello, al suo posto il ventenne monegasco Charles Leclerc. Buongiorno, benvenuti al Telegiornale da 7. Allora, cominciamo con la politica, perché il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato oggi che sarà presentato venerdì prossimo in Consiglio dei Ministri un decreto su Genova, un provvedimento che dovrà costituire una ripartenza in materia di grandi opere e di infrastrutture. Naturalmente si parla di concessioni, ma si parla anche di ricostruzione, di aiuto alle famiglie degli sfollati del Ponte Morandi. Io direi che è corretto da tutti i punti di vista iniziare da Genova e dal fatto che nel Consiglio dei Ministri venerdì stiamo lavorando, anche stanotte ci stavamo lavorando, ovviamente un decreto molto importante, come potrete immaginare, è un decreto che ha come destinatari i cittadini di Genova, ha come destinatari gli sfollati, ha come destinatari le imprese di Genova, non solo quelle ovviamente della zona rossa, ma tutte le imprese di Genova, e l'obiettivo è quello di far ripartire immediatamente una delle città economicamente più strategiche del nostro paese. Il decretone, così lo chiama Toninelli, prevede un aiuto alle famiglie per i mutui e alle imprese con agevolazioni fiscali. Ancora una volta arriva il no del ministro d'Autostrade per l'Italia, che ribadisce non avrà un ruolo nella ricostruzione del ponte. Il ministro ha tracciato la via verso un affidamento diretto dei lavori per il nuovo viadotto a Fincantieri. A Bruxelles questa mattina c'è stato un incontro per verificare se si possa derogare al codice degli appalti per l'assegnazione immediata dei lavori senza gara ad un soggetto pubblico come Fincantieri. La prossima settimana, annuncia anche Toninelli, arriverà la relazione della commissione ispettiva del MIT, che ha perso 3 membri perché indagati. Sul fronte dell'inchiesta la novità è l'esistenza di un nuovo filmato del crollo girato dalle telecamere di sorveglianza dell'Ansaldo Energia. I filmati non sarebbero chiarissimi a causa del diluvio di quel giorno, ma in alcuni fotogrammi si vedrebbe il viadotto crollare. Sul fronte procura, una mattinata relativamente tranquilla qui a Genova, continuano gli incontri tra il PM e gli investigatori, mentre domani mattina potrebbero riprendere gli interrogatori, non solo per gli indagati, sul crollo del Ponte Morandi. Stasera il sindaco Bucci incontra gli sfollati di Via Porro anche per affrontare il tema del rientro temporaneo nelle abitazioni per recuperare gli oggetti personali dopo l'installazione dei sensori sul Moncone Est del Ponte Morandi, quello proprio sopra le case. Genova deve fare anche i conti con un traffico record registrato in questi primi 2 giorni, destinato a peggiorare lunedì prossimo con l'apertura delle scuole.
Dopo le parole dei giorni scorsi del ministro dell'economia Tria a Cernobbio, che aveva rassicurato gli investitori e i mercati con effetto immediato il calo dello spread, oggi il ministro si dice favorevole alla TAV e alla TAP e anche al taglio dell'IRPEF. Reddito di cittadinanza, IRPEF, flat tax, è un Giovanni Tria a tutto campo, quello che interviene alla Summer School di Confartigianato. Ieri il vice premier Di Maio ha assicurato che il nuovo meccanismo di lotta contro la povertà sarà nella prossima manovra economica. Oggi il ministro dell'economia chiarisce: sul reddito di cittadinanza il problema è che venga declinato in modo coerente. Si tratta di disegnarlo in modo che abbia effetti positivi, perché il reddito di cittadinanza, dice Tria, aiuta la crescita se è disegnato bene, e poi l'IRPEF. Bisognerebbe trovare gli spazi per accettare, anche se in modo molto graduale, e non di accettare la partenza di un primo accorpamento di aliquote e una prima riduzione di aliquote per i redditi familiari, che poi sono anche i redditi delle piccole imprese. Tria chiarisce che bisogna soprattutto valutare la compatibilità con i vincoli di bilancio, ma dice di essere assolutamente favorevole ad abbassare o eliminare alcune aliquote e aggiunge: ovviamente il centro poi della manovra sono gli investimenti pubblici, insomma, ecco, questa è la questione veramente di fondo. La botta, la crescita devono venire dal rilancio di investimenti pubblici. Ma senza un uso improprio della cassa depositi e prestiti, che deve rimanere privata e non investire in aziende decotte, dice ancora Tria. E poi su TAV e TAP, le due grandi opere infrastrutturali rimaste bloccate, dice: ma personalmente spero che si facciano e quella cosa, il problema si sblocchi. Io penso che su queste cose ci sarà una soluzione, anche perché alcuni di questi fanno parte di grandi reti infrastrutturali internazionali che a noi ci interessano. Per quanto riguarda invece il rapporto debito-PIL, il ministro dell'economia dice che bisogna continuare nel segno della riduzione e prevede una correzione dello 0,1% quest'anno. L'importante è non avere un peggioramento strutturale del bilancio, ma anzi un leggero miglioramento. Nelle stesse ore il vice premier Di Maio è intervenuto a sorpresa su un altro tema, quello delle armi. Non vogliamo continuare ad esportare armi verso paesi in guerra o verso altri paesi, ha detto, che a loro volta potrebbero rivenderle a chi è coinvolto in un conflitto. Parliamo invece ora di Alessandro Di Battista e della sua dura presa di posizione ieri in diretta qui sulla 7 dal Guatemala, dove si trova ormai da diversi mesi. Di Battista in particolare ha parlato della recente sentenza sui fondi sottratti allo Stato dal partito fondato da Umberto Bossi. La Lega deve restituire il maltolto fino all'ultimo centesimo, e se fossi un militante del Carroccio sarei il primo a chiederlo. Arriva dal Guatemala, dall'esule di Battista, l'attacco a 5 punte più diretto, se non più duro, contro Salvini, in merito ai 46 milioni, 49 meno 3 già recuperati, dell'epoca Bossi e Belsito, entrambi già condannati in primo grado, con gli inquirenti sempre sulle tracce di quel denaro, sul quale giusto 2 giorni fa l'ex amministratore Belsito si era detto pronto a un confronto sia con Salvini che con Maroni. E per quanto lontane, per quanto solidali con Di Maio, io e lui indissolubili, dice, le parole di Di Battista entrano nel vivo dell'attrazione cui i 5 Stelle sono costantemente sottoposti. Da una parte a tirare Forza Italia, smaniosa di riconquistare la Lega nel centrodestra, dall'altra quanti invece, a cominciare dalla parte più renziana del PD, sembrano puntare tutto sullo schiacciamento di Di Maio su Salvini, augurandosi un cedimento strutturale, per dir così, dell'alleanza giallo-verde. Senza contare le eventuali possibili dissidenze interne, finora solo accennate. Penso che Salvini sia pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa, ha detto Di Battista, affondando non per nulla sulla materia più spinosa che ci sia, più ancora delle grandi opere, tra le forze di maggioranza, quella della giustizia, che al momento ha la forma politica del disegno di legge anticorruzione, quello che Salvini non ha nascosto di voler modificare in Parlamento. Tema su cui interviene ora anche il ministro della giustizia Bonafede, quasi a mettere le mani avanti. Chiedo il rispetto dell'autonomia della magistratura e dell'autonomia della politica, sia da parte della politica che da parte della magistratura, dichiara.
A Di Battista Salvini non risponde direttamente. Si tratta solo di questioni interne ai 5 Stelle. Dice: io tiro dritto, la gente mi dà forza. Se qualcuno pensa di intimorirmi o di invitarmi a fermarmi, ha proprio sbagliato. E sulla restituzione dei famosi soldi percepiti dalla Lega come rimborsi elettorali, lui dice: quei soldi non li ho proprio, confermando la volontà di non cambiare nome al suo partito e in fondo lasciando ancora aperti i solchi più o meno profondi, più o meno presunti, con i 5 Stelle. Solchi che stanno già trovando la loro dimensione pratica nella legge di stabilità in cantiere e con la quale entrambi i vice premier hanno intenzione di offrire segnali chiari ai rispettivi elettorati, Di Battista o non Di Battista, che non si candiderà comunque, lo ha detto lui stesso ieri sera, alle prossime europee. Alessandro Di Battista, lei ha parlato di... Ecco, proprio a proposito di europee, domani a Strasburgo l'Europarlamento metterà ai voti una iniziativa che potrebbe portare per la prima volta alla sospensione del diritto di voto per l'Ungheria di Viktor Orban, che è accusato di violare lo Stato di diritto e anche i valori fondanti dell'Unione Europea. Per quanto ci riguarda più strettamente, sarà interessante vedere come voteranno i deputati del Movimento 5 Stelle, visto che il loro alleato di governo, la Lega, è intenzionato naturalmente a votare a favore di Orban e anche a costituire una sorta di internazionale dei partiti sovranisti. Oggi il dibattito, domani il voto e comunque vada per l'Ungheria di Viktor Orbán. La decisione lascerà un segno profondo, visto che è proprio verso il governo di Budapest che per la prima volta il Parlamento europeo si avvale del suo diritto di iniziativa. A Strasburgo l'Assemblea dell'Unione deciderà se agire per prevenire i rischi di gravi violazioni dei valori europei da parte dell'esecutivo ungherese. Avviare la procedura del cosiddetto articolo 7 però non sarà facile. Oltre alla maggioranza semplice dei voti, la risoluzione deve ottenere almeno i 2/3 delle votazioni, obiettivo complicato dato che del principale gruppo parlamentare, il Partito Popolare Europeo, fa parte anche Fidesz, la formazione politica di Orbán. Il funzionamento del sistema costituzionale ed elettorale, l'indipendenza della giustizia, la corruzione e le varie libertà individuali come il diritto dei richiedenti asilo sono i temi che preoccupano maggiormente i deputati di Strasburgo, chiamati ad esprimersi su una risoluzione in cui si chiede al Consiglio degli Stati membri di rilevare l'esistenza di un chiaro rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione. Ma è la linea di Budapest sui migranti che monopolizza il dibattito nel PPE. Non sono poche le posizioni favorevoli alla restrizione delle politiche europee di accoglienza. In serata il capogruppo Weber si esprimerà pubblicamente, ma nel partito è stata data libertà di voto. Siamo al centro di una caccia alle streghe, ha dichiarato il portavoce del governo di Viktor Orbán, che a Strasburgo ha depositato la relazione difensiva di un centinaio di pagine mentre il premier ungherese interverrà in aula nel pomeriggio. Oggi, a sorpresa, il cancelliere austriaco Kurz ha annunciato che i suoi eurodeputati di centrodestra voteranno a favore dell'azione contro l'Ungheria, linea non condivisa da tutti nel governo di Vienna. E ancora indecisa è anche la delegazione del Movimento 5 Stelle. Una bocciatura di Budapest avrebbe ripercussioni dirette nei rapporti con la Lega di Salvini, vicina ad Orbán e favorevole alla nascita di un internazionale sovranista. Ecco, Salvini che proprio poco fa ha ribadito: voteremo in difesa di Orbán, l'Europarlamento non può fare processi ai popoli e ai governi eletti, e i partiti sovranisti non sono un pericolo per il ministro degli esteri Moavero Milanesi, lo ha dichiarato oggi in una intervista il ministro degli esteri. Nei giorni scorsi sappiamo si era recato in Libia, si sta infatti cercando di organizzare proprio qui in Italia, nel nostro paese, una conferenza internazionale che rimetta un po' in ordine la situazione caotica del paese nordafricano, e per questo bisogna parlare con tutti. Infatti Moavero Milanesi ieri era proprio in Cirenaica per incontrare il generale Khalifa Haftar. Parliamo con tutti, ma il nostro interlocutore base resta il governo di al-Sarraj. Da diplomatico consumato, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, intervenendo questa mattina alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital, ha provato a tranquillizzare l'esecutivo di Tripoli, quello riconosciuto dalla comunità internazionale dopo il suo incontro di ieri a Bengasi con l'uomo forte della Cirenaica, quel Khalifa Haftar sostenuto da Francia e Russia, che nelle scorse settimane non aveva esitato a definire l'Italia un nemico.
Tuttavia, in un contesto nel quale al-Sarraj è sempre più ostaggio delle milizie a cui il suo governo deve la sopravvivenza, l'attivismo di Parigi che preme per elezioni a dicembre, troppo presto per l'Italia, cresce di giorno in giorno e la minaccia di vedersi sfilare il ruolo di leadership nel complicatissimo processo di stabilizzazione della polveriera libica si fa sempre più seria. Quell'incontro, programmato da tempo, ha significato la presa d'atto che Haftar è un interlocutore, oltre che importante, come ha dichiarato il titolare della Farnesina, forse indispensabile. Anche in vista della conferenza internazionale sulla Libia che il nostro paese sta cercando di organizzare per il prossimo novembre e il cui eventuale successo dipenderà anche dalla partecipazione di Haftar, il quale attraverso il suo portavoce ha definito eccellente faccia a faccia, facendo sapere di aver assicurato all'Italia il sostegno ad ogni iniziativa o accordo che porti alla stabilità in Libia e di aver presentato una strategia completa sui migranti. Migranti che, mentre Medici Senza Frontiere denuncia l'ennesimo tragico naufragio avvenuto lo scorso 1 settembre al largo delle coste libiche con oltre 100 vittime, sono al centro della polemica tra Roma e il neo alto commissario ONU per i diritti umani, la cilena Michelle Bachelet, che ieri aveva censurato la politica del governo nei confronti delle organizzazioni non governative, sottolineando come alla riduzione del numero di persone che provano ad attraversare il Mediterraneo abbia fatto da tragico contraltare l'incremento del tasso di mortalità per coloro che tentano la traversata. Bachelet aveva inoltre preannunciato l'invio di personale nel nostro paese per valutare il forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e rom, frasi bollate come inappropriate dal ministro degli esteri. Continua a far discutere, a suscitare molte perplessità la proposta di Luigi Di Maio di limitare fortemente le aperture degli esercizi commerciali di domenica. L'iniziativa però trova il favore dell'alleato leghista che sostiene dipenda da una richiesta precisa dei piccoli commercianti che si sentono schiacciati dalla grande distribuzione. Avanti con la chiusura domenicale dei negozi e la possibilità di stabilire 8 aperture all'anno. Stavolta è la Lega a ipotizzare numeri sulle eventuali aperture dei negozi e dei centri commerciali. Ieri il leader dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, aveva avanzato l'ipotesi di una turnazione che preveda l'apertura del 25% degli esercizi, in modo di avere sempre un posto dove andare a fare la spesa, aveva spiegato il vice premier. Oggi, durante la riunione economica del Carroccio, il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, è stato più stringente. 8 aperture per tutelare il commercio tradizionale e dare un messaggio di attenzione alle famiglie il cui tempo libero non deve essere dedicato solo al consumismo. Già ieri la Lega aveva annunciato bisogna escludere dalle chiusure i negozi delle città turistiche. La discussione comincia giovedì in commissioni affari costituzionali alla Camera. Entro l'anno sicuramente arriverà la legge, anticipa Di Maio. Lo stop alle aperture domenicali trova consensi tra i piccoli commercianti. Serve un compromesso, afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Si apra il confronto, è giusto correggere gli errori del passato sulle liberalizzazioni. Anche per la leader della CISL, Anna Maria Furlana, si può trovare una soluzione alternativa rispetto alla liberalizzazione selvaggia che non ha sortito l'effetto sperato né sugli aumenti di fatturato delle imprese né sull'aumento dei posti di lavoro. Preoccupata al contrario la grande distribuzione, a rischio ci sarebbero 40-50 mila lavoratori. Nel settore però non tutti sono d'accordo. Una catena italiana di discount è favorevole allo stop perché, dicono in un comunicato, ci sta a cuore la vita familiare dei nostri colleghi. Secondo i dati di Federconsumatori, per coprire lo shopping domenicale le grandi catene commerciali pagano retribuzioni per 400 milioni di euro che equivalgono a circa 16 mila occupati aggiuntivi a tempo pieno in più. Le domeniche festivi pesano per il 10% del fatturato e sono 12 milioni gli italiani che oggi sfruttano quel giorno per lo shopping. Non solo, secondo le associazioni di categoria, la chiusura potrebbe favorire l'e-commerce, che già così va a gonfie vele. Le previsioni per il 2018 indicano in Italia un aumento del 15% rispetto all'anno scorso. Ci sono stati momenti di paura ieri sera sul viadotto dell'A24 Roma-Teramo nel tratto che attraversa l'Aquila. Alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante il viadotto San Giacomo si sono staccati finendo su una strada. Non ci sono stati dei feriti. A intervenire dopo la segnalazione dei residenti del quartiere i vigili del fuoco che hanno rimosso le parti che stavano per cedere. In queste ore si procede alle verifiche sulla staticità del viadotto. È stata anche inviata una relazione alla prefettura in cui si parla di degrado strutturale del calcestruzzo e dei ferri che risulterebbero ossidati.
Domani la sessione plenaria di Strasburgo, di cui vi abbiamo già parlato per quanto riguarda Viktor Orbán, dovrà mettere ai voti anche un'altra questione molto importante. Stiamo parlando del copyright. Si tratta di decidere se è necessario remunerare gli autori e gli editori di contenuti giornalistici e non solo, che vengono poi pubblicati in internet. Nel mirino ci sono naturalmente colossi come Google e Facebook, e si tratta di proteggere l'informazione corretta e autorevole, che per essere fatta necessita di costi. È difficile prevedere quale sarà il voto finale, ma domani a Strasburgo il Parlamento europeo deciderà la sorte della direttiva che prevede regole più restrittive sul diritto d'autore in internet. La posta in gioco è alta, perché in ballo ci sono notevoli interessi economici e non solo, e tra gli europarlamentari e gli schieramenti le divisioni sono molte. Da una parte le multinazionali del web, le americane Google, Amazon, YouTube, Facebook, che diffondono in rete articoli, video, libri senza pagare un adeguato compenso ai relativi autori. Per non far passare la legge sul copyright, i giganti del web stanno usando da tempo tutti i mezzi a disposizione. Già da luglio scorso hanno cominciato a intasare le caselle postali dei parlamentari con oltre 4 milioni di mail. Dall'altra ci sono invece le associazioni europee degli editori, dei giornalisti, ma anche delle imprese culturali in genere, che chiedono con forza il giusto riconoscimento economico al titolare dell'opera. In questo quadro la Commissione europea, con la sua direttiva, che sarà al voto domani, ha cercato di introdurre regole che consentano agli autori e alla stampa di ottenere accordi migliori quando i loro lavori sono resi disponibili online e che prevedano limiti ai guadagni stratosferici dei colossi americani del web. Lo scontro più acceso è su due articoli della direttiva, che tra l'altro non prevede nessun costo a carico degli utenti di internet. L'articolo 11, che prevede il pagamento del compenso agli autori, e l'articolo 13, che riguarda l'obbligo di licenza e il conseguente pagamento dei diritti d'autore a carico di piattaforme come YouTube, che mettono in rete video e audio. Il cammino verso l'approvazione della legge non è semplice, dunque, anche perché dopo la bocciatura di luglio sono stati presentati oltre 250 emendamenti. Quella di domani è l'ultima occasione utile per farla passare. O domani o mai più, è il messaggio lanciato dalla Commissione europea alla vigilia del voto, convinta che altrimenti sarà difficile portarla a casa nella prossima legislatura, quando a sedere tra i banchi dell'Europarlamento molto probabilmente ci saranno, in misura maggiore rispetto ad oggi, formazioni sovraniste e nazionaliste con un'idea tutta loro riguardo la libertà di stampa e di espressione. Poco fa è intervenuto anche il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, ha detto sul copyright si deve fare chiarezza, non c'è nessuna minaccia per Wikipedia, l'enciclopedia online, per questa enciclopedia non è previsto compensazione come per altri siti similari, non c'è nessuna minaccia alla libertà del testo che viene votato dal Parlamento, anzi c'è una richiesta di dare delle regole chiare per garantire la libertà, per garantire un prodotto europeo e per i consumatori, che devono avere notizie certe e non fake news. Siamo arrivati alle notizie sportive, al calcio in particolare. C'è la prima sconfitta ufficiale per Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Ieri a Lisbona l'Italia è stata battuta per 1-0 dai campioni d'Europa del Portogallo. 11 mesi senza vincere una partita ufficiale, nel mezzo 3 CT e un mondiale mancato dopo 60 anni. L'agonia azzurra sembra non avere fine. Ieri a Lisbona un altro passo indietro che rischia di spingere l'Italia verso la Serie B della Nations League. Sarebbe l'ennesima figuraccia per una nazionale priva di talenti e di personalità. Mancini le sta provando tutte, forse anche in modo schizofrenico, mescolando gli uomini e rivoluzionando il modulo. Contro il Portogallo, campione d'Europa, ha confermato solo 2 titolari della precedente sfida con la Polonia, schierando però giocatori fuori ruolo e abbandonando il 4-3-3 sul quale aveva lavorato per settimane. La squadra ha perso così pure le sue poche certezze tattiche, tornando a casa con l'ultimo posto del girone. Appena un punto in 180 minuti, ma il commissario tecnico parla di rischio calcolato. Il nostro obiettivo, dice, è la qualificazione agli europei del 2020. Non ci piace perdere e si sta anche male quando si perde. Però è anche vero che noi dobbiamo correre dei rischi e far giocare i giocatori per fargli fare esperienza in queste partite così, perché sennò resta difficile percorrere la strada in fretta. Quindi
a volte bisogna soffrire un po' di più per poi guadagnare molto alla fine. Intanto commettiamo sempre gli stessi errori. La difesa è uno dei problemi. La giovane Italia del Mancio finora ha sempre subito gol. 7 in 5 uscite, nonostante Donnarumma sia stato il migliore anche contro il Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo. Ieri lo ha punito André Silva, suo ex compagno al Milan, che ha messo KO una nazionale proprio a maggioranza rossonera e per la prima volta dal 98 priva di juventini. Un altro problema è l'attacco, solo 7 le reti fatte nelle ultime 10 partite, una media imbarazzante, quasi quanto le recenti prestazioni azzurre. Ma c'è anche la Ferrari, la Formula 1, che ha annunciato l'addio a Kimi Raikkonen al termine della stagione in corso. Dal prossimo anno ad affiancare Sebastian Vettel sarà il giovanissimo Charles Leclerc. La sensazione che il rapporto tra Kimi Raikkonen e la Ferrari fosse giunto ai titoli di coda aleggiava già da alcune settimane. Stamattina, con un comunicato ufficiale, la scuderia di Maranello ha ufficializzato il divorzio dal pilota finlandese, che si consumerà al termine della stagione in corso. Poco importa che al nome di Raikkonen sia legato l'ultimo titolo mondiale conquistato da un pilota della rossa nell'ormai lontano 2007. La Ferrari intende guardare al futuro. Ed è proprio in quest'ottica che dal prossimo anno il testimone di seconda guida da affiancare a Sebastian Vettel passerà dalle mani di un pilota prossimo ai 40 anni ad un poco più che ventenne di grandi speranze. Contestualmente alla notizia dell'addio Raikkonen è arrivata infatti la conferma che nel mondiale del prossimo anno sarà Charles Leclerc a far coppia con il campione tedesco. Il giovanissimo pilota monegasco, classe 97, che nel 2016 era entrato a far parte della Ferrari Driver Academy, è al suo primo anno in Formula 1 alla guida dell'Alfa Romeo Sauber. Con Raikkonen Leclerc effettuerà un duplice passaggio di consegne, visto che il finlandese, già alla Sauber nel 2001, si legherà di nuovo alla scuderia italo-svizzera fino al 2020. Ora ci fermiamo per qualche minuto, al ritorno vedremo se ci sono aggiornamenti delle notizie. A tra poco. Eccoci qua di nuovo, allora non ci sono rilevanti aggiornamenti delle notizie, l'informazione torna con il TG delle 20, a me non resta che ringraziarvi, augurarvi un buon pomeriggio e darvi appuntamento a domani. Arrivederci.